Buonasera a tutti, sono Claudio Saltarelli, ormai mi avete tutti, se bene o male mi conoscete, insomma, chi è bene, chi è male mi conoscete. Come ogni anno, anche quest'anno ormai, come si ripete dal 2018, collaboriamo la commemorazione della tragedia dei martiri di Sicurio di Scurro. Cioè D'Annunzio, quando quel giorno andammo, lui stava mangiando, ci precipitavamo, quasi si era più di me, sto mangiando mezzogiorno dopo, e dicevo, guarda, dobbiamo fare questo e questo, poi lui si aprì e si va benissimo, facciamo la messa, e comunicare subito al comune che fin dal primo momento, nei vari anni, si è sempre operato per questa commemorazione che sempre di più. E dopo la prima, primo anno solenne, quattro sindaci furono presenti alla presentazione delle vite prevista qui alla cappella della Camisana, la casa della confraternita del suffragio, che ogni anno organizza con noi e con il comune questo evento che ci ospita qui. Anche quell'anno ci ospitò per quel mega evento che è stato un evento molto importante. E per quanto ci riguarda, noi non abbiamo più pensato di presentare libri, fare commenti, per dire sempre le stesse cose, stessa cosa che poi pensava Nicola, Ivan, fino a quando quest'anno a ottobre ho andato in comune per discutere già della lista da fare, e lui stesso disse, il convegno mi raccomando, ci siamo aperti, perché sempre attiva, ero presente sia lui che Nicola, e disse, guarda lì, però c'è un argomento molto importante, che non è trattato, la questione delle deportate, da scudo la partita delle deportate. Se è un riscudo, se non è un riscudo, se non si sa, come i nomi non si sanno di quelli che furono massacrati, uscirono da scudo, andarono da Pezzano, andarono a Lago, non si sa cosa fine hanno fatto. A quel punto Nicola e Ivan va benissimo, allora facciamo questo convegno su questa tragedia che è poco trattata. Certo, qua c'è stato il nostro carissimo amico Loreto Giovannone, che ha scritto un libro, anzi da anni tratta questo argomento, si può dire posto d'Italia, già non esiste più ormai il Regno di Napoli, esiste il Regno d'Italia, delle sue deportazioni, sia civili che militari. Si parlano spesso delle deportazioni militari che conosciamo, tra estreme, i vari campi di concentramento, ma sui civili poco. E lui ha fatto una serie di lavori, una serie di libri ampiamente documentati e ampiamente riportati nei suoi testi che sono presenti come questo, come altri, quelli precedenti, che sono presenti biblioteche importanti a livello mondiale, addirittura nel Giappone, forse Corea del Sud, siccome a Parigi, in Austria, in Italia, ma in America, ma parliamo di biblioteche prestigiose, di luoghi pubblici prestigiosi, anche dopo domani sarà anche la biblioteca del Comune di Scudo, la massima. E quindi noi oggi qui saremo per parlare di questo argomento. Quel giorno, quando scesi in bando al comune, la prima cosa che feci chiamare qui Giuseppe. Carissimo Peppino, ormai abbiamo Giuseppe Mozzini che conosce del merito, guarda, perché ho appena parlato con il mio la Ivan, si è intenzione di presentare questo argomento per il libro ce l'ha, legge il libro, rileggilo, presentiamo e in concomitanza di una giornata faremo questa presentazione. E quindi oggi noi parleremo di questo testo per parlare dei deportati. Peppino parlerà diciamo, di quello che ha letto, di quello che è il suo pensiero, poi lo farà, aiuterà con delle diapositive l'autore Loreto Giovannone. Però prima di fare questo dobbiamo dare la parola prima al padrone di casa, che dovrebbe essere Matteo, ma so che è influenzato, quindi ci sarà il papà Ernesto che farà i saluti e poi il sindaco che rappresenta la città di Scuola. Grazie, io mi tocca anche questo, veramente mi è toccato organizzare tutto quanto, però purtroppo i genitori soccorrono i figli quando ci sono queste occasioni, ma io lo faccio volentieri perché tra l'altro sono un po' coinvolto in tutta questa vicenda ormai da anni che ha visto Scurvola e la nostra compatente con gli attori
interessante, tristissima vicenda dell'eccidio. Avremmo voluto, in effetti, prepararla ancora meglio, perché avete visto entrando i pannelli che avevamo predisposto, sono nel corridoio, l'avremmo voluto mettere proprio fuori per così farla conoscere ancora alle persone, ai passanti, alla popolazione di Spurcola, un po' queste vicende, ma il vento ci ha sconsigliato assolutamente di farlo, si è portato via tutto, quindi l'abbiamo potuto rientrare e tenere lì. Quindi grazie per queste occasioni, grazie per queste occasioni, grazie a voi che con molta passione lavorate e studiate su questi argomenti che fanno parte della nostra storia. E noi, come dire, siamo partecipi e vi aiutiamo in questo vostro sforzo. Siamo con voi in questo vostro sforzo e vi ringraziamo perché ci date la possibilità di conoscere il nostro passato e di conoscerlo anche in situazioni, in condizioni molto molto particolari che non sono note, assolutamente non sono note. Tante piccole cose le conosciamo perché ce ne ha parlato il Pino, ce ne hanno parlato in queste occasioni, ma veramente la storia non si finisce mai di conoscerla e ricordare tante cose che ci fa bene. Grazie. Sì, volevo solo aggiungere che la storia di Spurcola non è mai stata una storia locale. Parte dal locale deve essere una storia universale. Ogni volta che noi trattiamo un argomento storico, io ci piace, un giorno ho scoperto il duca di Caserta che ha seguito Carlo Calogero, la guerra dei Piani Valentini, cioè, dove esce Spurcola è sempre nei libri di storia quelli importanti, ma un po' tutto quello che è nel regno, soprattutto anche questo territorio, o perché erano di transito, o perché erano di passaggio, non lo sappiamo. Comunque le storie vostre, che è nostra, come noi nell'altro territorio della loro, sono storie di dimensione universale. Qualcuno ha pensato di poterle ridimensionare facendo diventare locale, ma poi basta che se ne parla e esce fuori tutta la grandezza di questo luogo. E un'altra cosa per dare alla sindaco, noi non facciamo ristrutturazione nostalgica, nessuno vuole portare in vita nella gente orologica, perché è anche storica, perché rischieremmo anche di essere ridicoli, sinceramente. Però io dico sempre una frase che abbiamo messo in uno spettacolo di Inquiti, no? L'unica carità che possiamo concedere alla storia è la verità, il resto non possiamo fare nient'altro. Grazie Claudio, buonasera a tutti, benvenuti di nuovo a Spurcola. Grazie, siete abituati di questa della nostra città e vi ringrazio per quello che vi fate. Vi ringrazio Giuseppe Forzini, la fratella del suffragio, la Nunzio, perché effettivamente è una pagina di storia, come dice Ivanzi, che si inserisce all'interno del Risorgimento, che spesso viene declamato dalla storiografia ufficiale come un periodo eroico, un periodo in cui, per carità, affianco a tanti eroi, dei quali abbiamo noi le strade, come piazze di tutte le città d'Italia, magari mi viene in mente Mazzini con l'idea della Repubblica pura, la Repubblica pura che poi si concretizza solamente dopo la Seconda Guerra Mondiale, affianco a loro ci sono state tante pagine oscure e dal 2000, effettivamente dal 2000, forse anche da prima, dal 2015-16 abbiamo iniziato ad associare la nostra pagina oscura, quella delle anime sante, dei 89 fucilati e dei deportati, che ancora non abbiamo ben chiaro, come dicevo io prima, se sono 220 tutti di Spurcola o se vengono da altri paesi, quindi stiamo studiando anche questo aspetto. Quindi a fianco alla puntata ufficiale, a fianco all'età eroica del Risorgimento come massa, ci sono queste pagine oscure. Vi ringrazio per questo ennesimo documento che viene presentato a Spurcola, sono sicuro che si inserisce, come diceva l'autore poc'anzi, all'interno della storia nazionale. Claudio ha fatto un escursus storico fantastico, diciamo, ricollegando quella la pagina principale della storia locale che ci lega alla storia internazionale, che è la battaglia di Piani Valentini. Quella fu anche in quel caso una guerra, una battaglia cruenta, che ha lasciato e stiamo riportando alla luce, anche là stiamo studiando in maniera più approfondita, al di là delle credenze locali, al di là delle tradizioni locali, stiamo affrontando in maniera scientifica.
gennaio, e a loro va un pensiero che commemoreremo domani in chiesa grazie a D'Annunzio. Non vi rubo altro tempo, vi ringrazio di nuovo per la presenza, e la storia giusto che vada scritta non solo dai vinti, che spesso, come è successo per questa pagina di Risorgimento, viene scritta a loro. Grazie. Come disse quell'intellettuale americano, la storia scrive i vinti, non l'intellettuale, però poi quella più interessante è quella scritta da... cioè i vincitori scrivono la storia, ma quella più interessante risulta quella scritta dai vinti. Niente, passo la parola a Peppino, quando circa una settimana fa ho scoperto una cosa da gente, quindi guarda, non ti do qualcosa che sembra lontano da qui, ma si lega per motivi che spiegherà lui alla tragedia di Scurro. Prego. Buonasera, io mi sono... si sente? Senza microfono? Parla con me. Parla con il microfono. Con il microfono, però. Io naturalmente ringrazio chi mi ha preceduto per l'opportunità che mi danno appunto di parlare brevemente e presentare un libro dell'amico Aurelio Giovannone. Mi sono scritto qualche cosa per cercare di partire storicamente e poi arrivare alle conclusioni mie del libro, e naturalmente poi dovremo uscire tutti i particolari della sua opera. Già abbiamo ricordato che 162 anni fa, domani o dopodomani, precisamente, il nostro territorio fu al centro dell'attenzione per un fatto molto... fatti che abbiamo ricordato, gli accadimenti che abbiamo ricordato, come diceva Claudio quest'anno, abbiamo voluto, hanno voluto, e mi hanno detto di fare altrettanto, di ricordare qualche cosa di diverso che comunque va a integrarsi nel discorso dell'eccidio di Scurro. Appunto uno degli eccidi, come abbiamo sempre detto, più cruenti della storia del nostro Risorgimento. E fra i tanti misfatti che sono stati fatti in quel periodo, ricordo Bronte, Auletta per esempio, per non parlare della strage di Casalbuno e di Monte Gandolfo, forse le più crudeli. Essi ci hanno fatto ricordare che dopo la battaglia del Macerone in Molise, il generale Enrico Ciardini, oggi definito criminale di guerra, dall'attuale divisionismo storico, comandante di un movimento di repressione di Cartaggio, aveva cominciato a fucilare i contadini che secondo lui giravano armati o avevano una divisa, facendo ricorso ad arresti in massa, esecuzioni sommarie, distruzioni di casolari e masserie. Oggi ci segnaliamo un altro eccidio, anch'esso come il nostro sottaciuto, quello che poco fa l'amico Bravo ricordava. Ve lo ha proprio segnalato qualche settimana scorsa lui, quello di Nola, in cui il famigerato Pinelli, lo stesso che noi incontriamo nell'eccidio di Scurro, passò alle armi 232 cittadini con la stessa tecnica, con lo stesso tipo di mattanza, decise e ordinò di fucilarli sommariamente senza alcun processo nella piazza principale di Nola. Difatti, dal racconto di un bersagliere, un tale Carlo Marcofo, testimonio e nello stesso tempo carnefice delle stragi, egli parla nelle sue memorie delle mattanze di Nola, in cui prese parte allo scontro contro i briganti insorgenti dell'Irpinia, più precisamente a Montefusco, e poi partecipare alla fucilazione di Nola. Scrive questo Marcofo. Quindi partimo per Nola, dove vi era il generale Pinelli. Giunti a Nola su una gran piazzale, si fece sosta. Giunto il generale Pinelli ordinò: per tre fate fuoco, e al comando tutti cascarono per terra morti. Rimase il figlio del sindaco, al quale toccò la stessa sorte, mentre veniva promesso di tornare a casa. Appena fece una trentina di passi, il generale Pinelli disse: tirato a quel galantuomo e colpito anch'esso, cascò vicino agli altri i suoi compagni. Qualche giorno dopo, questo signore Marcofo partecipò anche alla terribile strage di Monte Gandolfo,
E anche Nola, così, purtroppo, fu teatro di una delle pagine più dimenticate e più brutte della nostra storiografia. Dunque oggi non siamo qui a raccontare i fatti che successero il 22-23 gennaio, non ricordiamo i caduti sul fuoco dei piemontesi, non siamo oggi a ricordare l'unico nostro paesano caduto sotto il fuoco dei piemontesi stessi, quel Costantino Otti di Domenico e Domenica Buccelli, di 22 anni, nemmeno a quanto hanno scritto nei relativi registri di competenza da parte dell'abate Don Vigile Giorgio nel libro Mortuorum della parrocchia, né in quello dello stato civile da parte del sindaco di Scurcola, Caetano, fratello dell'abate. Vi ricordo che l'unità d'Italia non era stata ancora raggiunta, avverrà solamente il 17 marzo 1839. L'argomento odierno è però una conseguenza di quel drammatico periodo della storiografia italiana, passato come lotta al brigantaggio e che invece è stata una guerra civile, italiana contro italiana. Sono onorato che la rete degli amici dell'associazione Altadella di Lavoro si sono rivolti a me per esternare qualche riflessione sul volume che oggi presentiamo a Scurcola, La faccia nascosta del Risorgimento, e come sottotitolo La feroce repressione e deportazione e i lager per la resistenza, resistenti e i civili del meridione d'Italia. Chi ama la propria terra, ama il passato, ama gli antenati, ama i ricordi della sua gente. E Loreto Giovannoni, in questo suo volume, in qualche modo seguita con i suoi scritti già pubblicati, frutto delle sue ricette, egli desidera nella maniera più forte, incisiva e convinta recuperare sino in fondo un periodo della nostra storia che merita di essere riscritto, se non altro dalle troppe storture che stanno venendo fuori in seguito alla frammentazione di archivi da parte di veri e autentici studiosi, non cattedratici, ammanicati con il potere, quegli studiosi alla ricerca di una propria verità, proprio come emerge dalla lettura del libro che fra poco presenteremo. Loreto è ben consapevole che un popolo vive se conserva le sue tradizioni culturali, se ricorda la propria storia, se ricorda e fa tesoro della vita, come vivevano gli ultimi, perché difensori degli ideali identitari, ideali soffocati con la violenza e con la repressione. E questo emerge dal lavoro che fra poco l'amico ci presenterà. Questa sua consapevolezza ha maturato l'idea di dedicare anni preziosi alla ricerca e alla consultazione di testi preziosi e sconosciuti, documenti ben conservati presso biblioteche e archivi. Tutto ciò che ha scritto quindi non è frutto di supposizione e fantasia, non è una storia romanzata, ma fatta di certezze documentate, da luoghi ben evidenziati, da personaggi spesso loschi e da dati certi e circostanziati. Dico subito che non è mia intenzione scendere su quel terreno, lo farà sicuramente l'autore. Le impostazioni del testo tendono naturalmente a falsare la storia, o meglio, a riappropriarsi della storia, quella vera, mentre mia profonda convinzione che l'onestà, l'onesta indagine sia per una sana ideologia in gran lunga la migliore delle propagande. Il libro, qualcuno potrà osservare nel libro una certa vena di polemica, quella interessa alla storiografia ufficiale, quella dei cattedratici che non ci atteniamo a quello che l'autore ci racconterà. Il libro suscita emozioni, come fra l'altro tutti i suoi lavori, come detto, segno di un attaccamento corposo a un territorio, alla sua gente, la nostra gente, teatro della seconda metà dell'Ottocento italiano. Loreto, insieme con la sua signora, la professoressa Miriam Compagnino, ha rivistato, scartabellato, tirato fuori nei diversi archivi di hanno frequentato da autentici tomi di archivio sottili da cui documenti che scoccano, arrivando a delle conclusioni che fra poco lui ci illustrerà. Nel corso della sua lunga opera di ricerca ha raccolto e ordinato una straordinaria collezione di documenti ufficiali, i quali mostrano, come lui stesso ricorda, la faccia nascosta e feroce della storia d'Italia.
i crimini commessi da assunti eroi risorgimentali a danno delle popolazioni meridionali, colpevoli di non voler sottomettersi alla conquista di Savoia. Prima di entrare nello specifico del tema odierno, delle deportazioni, che seguiranno i primi anni del regno, che fra poco l'amico Loreto ci informerà, vorrei segnalarvi che appunto il libro è in vendita, per chi non l'ha fatto poi successivamente può acquistarlo. Un testo appunto che l'ha detto da storico e da grande cacciatore di documenti originali e scopritore di fonti nascoste, il quale nella sua lunga costante ricerca si occupa prevalentemente di costruire la vera storia di quel periodo passato con il risorgimento italiano e non più propriamente come lo definisce lui stesso, la conquista del sud. È un volume che ricostruisce letteralmente frammento dopo frammento le immagini sbiadite del tempo che la storiografia ufficiale detta della propaganda sabauda aveva nascosto alla storia e che invece ora ridisegnano contorni veramente inquietanti. Loreto ci condurrà passo dopo passo in un mondo ai più sconosciuti. Il libro molto ben curato riporta in modo e a volte sinottico la documentazione reperita e riscritta, frutto di un articolato progetto di ricostruzione delle radici del male commesso, frutto appunto della frammentazione degli archivi, come dicevo, documento dopo documento ripercorre le tappe fondamentali che lo hanno indirizzato in un filone di cui, come lo stesso autore ammette, ha visionato una minima parte del materiale cartaceo prodotto. Chissà che uscirà fuori ancora se avrà il tempo e sufficienza nell'analizzare la montagna di materiale cartaceo esistente. Loreto fa un riferimento a quelli che sono stati gli avvenimenti storici più importanti che hanno avuto come ripercussione appunto il brigantaggio e il successivo periodo delle deportazioni. Leggendo il libro, una parte della ricerca documentata utilizzata l'ha presa dall'archivio della Camera dei Deputati, cioè da quel Parlamento che legiferava ed emanava gli atti di conseguenza. Ebbene, da quanto riporta l'autore, mi chiedo, ma questi documenti, è mai possibile che nessuno storico, anche fra quelli più accreditati, prof, universitari, baroni, non hanno mai incontrato o per caso esaminato neppure una volta questi scritti durante la loro visitazione? È vero che la propaganda è e vuole essere sempre dalla parte dei vinti, coinvolgendo continuamente il dio denaro per cui ci si assoltano, si scurpola, ci si infila nel fosso e si cammina avanti dritti senza mai voltarsi indietro e risalire in superficie. Fra i molti nomi che incontriamo non possiamo non parlare del piano che un nostro corregionale ha attuato per Silvio Spaventa di nome e di fatto e dell'altro corregionale, anzi con nostro provinciale, il deputato Giuseppe Piga, che dà la vita alla legge che porta il suo nome, legge che per la repressione del brigantaggio costò, secondo alcune fonti, l'eliminazione di circa 14.000 briganti o presunti. Per combattere il brigantaggio Spaventa, di nome e di fatto, come dicevo, ha attuato uno strategico piano post per deportare verso luoghi lontani dal proprio paese interi gruppi familiari, donne, bambini, senza neppure in tantissimi casi far conoscere le motivazioni. Il piano Spaventa, segretario del ministro degli interni, organizzatore di una macchina sulle deportazioni coatte, soprattutto quando ci viene riferito da Giovannone, verso le isole dell'arcipelago toscano, ripercorrendo ad un geografo capace di individuare le aree più rispondenti di bisogno, individuare castelli, fortezze per deportare gli esiliati politici colpiti dai provvedimenti di polizia. Piano ben orchestrato dal governo di Marco Minghetti. Caro sindaco, scurpola oggi, conserva molte della sua toponomastica, targhe che riportano i loro nomi. Per la verità, quella del presidente Marco Minghetti, durante il rifacimento della toponomastica stessa, negli anni '80 del secolo scorso, presenta un errore di trascrizione, con cui invito l'amministrazione comunale a voler correggere l'errore, come pure quello di piazza Zenobio Goldini.
I deportati, oltre che per le precarie condizioni di vita a cui sono stati sottoposti, sono stati usati ed abusati nelle estrazioni minerarie, cavando quei prodotti, non vi dico in quale stato disumano, ma soprattutto favorendo l'Inghilterra e la sua economia espansionistica, ricambiando i savoiardi per l'appoggio ricevuto nella tanto declamata spedizione dell'India. Anche i francesi hanno tratto vantaggio dalla situazione in atto, per cui non parlare della tratta di minori verso il traffico. Il piano, quello di Spaventa, per ritornare a noi, porta il pellegrinaggio del re dall'uomo, Vittorio Emanuele II di Savoia, di cui si sentiva amico e fidato consigliere. Alla fine del suo lavoro, l'autore si tuffa nelle meditazioni del brigantaggio e nel capitolo dedicato a Benedetto Croce, nipote dello Sorrento, invitato a scrivere la prefazione alle lettere politiche del 1926, usò per suo zio Silvio il parametro di elevati valori ideali per lo Stato, non considerando la lunga opera a capo della razionalizzazione delle ferrovie e i precedenti governativi della organizzazione delle prefetture per la repressione del cosiddetto brigantaggio. Ancora, Benedetto Croce, trascurando i danni del piano Spaventa, omette tutti i mali, le tiranni d'arbitri di Stato perpetrato dal potere politico come contro gli insorgenti. Mi sono appuntato a queste brevi considerazioni per timore di non dire quanto avevo in mente di esternare dal mio giorno. Quello che è successo in quel tragico periodo del risorgimento italiano ce la racconterà, anche se sono in parte, l'autore fra poco. Vi ringrazio. Grazie, come al solito, da buon professore lascia sempre aperte le porte alle riflessioni. Poi voglio dirvi che alla fine del dibattito, convegno, se qualcuno vuole fare qualche domanda, sono a disposizione. Insomma. Volevo soltanto dire due cose prima di lasciare la parola a Domenico Loreto, che i fatti di Nola, la popolazione si mise da scudo per non fare una carneficina. E ci furono dei tumulti abbastanza violenti prima che avvenisse l'esecuzione, quindi per la tragedia che ci fu. Il figlio del sindaco di Portellino, a cui era stata fatta la grazia, andava via, mi fu dato odiato da venire di sparare le spalle. Poi un'altra cosa importante volevo dire, qui si parla di deportazione, però volevo solo fare una riflessione che faccio spesso. Alla fine del regno delle due Sicilie, le carceri del regno delle due Sicilie erano carceri mai nella storia così vuote. La popolazione carceraria era a più bassa in Europa e mai il regno aveva raggiunto una popolazione carceraria così bassa. Quindi di solito succede quando si sta un po' bene, quando si sta male, insomma, le carceri sono piene. Nel giro di forse nemmeno 4 mesi, si sono riempite l'Italia fino al 1871, come ci dice Angelo Vendicciani, le carceri, perché non è che fosse un problema del regno di Sicilia, ma un problema del Tosco Padano. Si riempirono di carcerati, la popolazione carceraria italiana fu a pochi passi, si può dire, da quella francese, che è sempre stata realmente quella più ricca di popolazione carceraria. Quindi quello che vorrei dire, no? Ma secondo voi, ma in 4 mesi, 6 mesi, è che è un virus che ci ha fatto impazzire tutti quanti, all'improvviso tutti carcerati? Cioè, come mai nel giro di poche settimane siamo passati da una popolazione carceraria bassissima a una popolazione carceraria altissima nel giro di pochi mesi? Qualcosa di strano sarà accaduto, credo. Lascio la parola a Loreto, così lascio le parole. Un'altra è la Lagrim del Congress. Ovviamente entrare in questi posti è veramente, probabilmente hanno fatto un lavoro di valutazione dietro a questi libri. E è importante, questo è importante, perché
usciamo fuori dall'accademismo, quello che vedremo non ha niente a che vedere con quello che ci hanno raccontato fino ad ora. Vedremo delle cose, vedremo dei documenti. Abbiamo fatto 15 archivi di Stato e 5 archivi storici comunali. I documenti che vedete ora sono una centesima parte, abbiamo forse 250.000 documenti e molti sono ancora da leggere e da interpretare. Guardiamo insieme, facciamo un piccolo percorso, soprattutto a immagini, soprattutto in un argomento che è tabù, nonostante tutto è tabù, che viene tenuto tabù, e questo non piace molto, insomma, a me non piace. Amo la mia terra e mi piace delle bellissime parole, sono venuti i primi di Giuseppe, e anche ringrazio il sindaco perché bellissime parole, non avrei mai immaginato di suscitare emozioni con un libro che è crudo, parla di deportazione di persone, di massa, di massa. Poi ringrazio anche il sindaco di questa enorme sensibilità, perché gli argomenti affrontati escono al di fuori di certi ambiti e non vogliono essere detti. Io mi domando perché, poi lo vedremo, perché certi storici che hanno consultato, abbiamo consultato noi gli stessi documenti, e perché se ne guardano da raccontare? È la nostra storia. Perché non abbiamo la serenità della umana pietas nei confronti di queste persone? Cioè nessuno può morire due volte. Li hanno fatti morire due volte. Una volta si è perditi dalla storia, una volta si è perditi dal destino che gli hanno perché portare delle persone, mandare delle persone nei lager, che sono veri e propri lager, non è una cosa normale. Soprattutto quando a farla è un'autorità politica, non c'è un giudice che fa una sentenza in tribunale e ti manda a un posto di delegazione. No! Era il ministro che diceva, che firmava. Io ho rintracciato alcune del ministro Lanza, che prendeva la persona e la mandava su proposta di una commissione consultiva provinciale, li mandava al domicilio coatto, ma diceva che erano confinati, non potevano uscire, in una situazione che non potete immaginare, neanche noi potevamo immaginare. Il freddo non è niente, su un'isola quando non arriva il traghetto che non ti porta da mangiare, tu non mangi, e l'acqua non ce l'ha, quindi acqua, carne variata, paste marce, pane che è come terreno, terra impastata, cioè abbiamo trovato le donne al Giglio a fare prostitute, e non vedremo neanche al castello, le portavano direttamente al faro in modo che potessero lavorare con, capito? Ma una situazione di Stato. Vediamo insieme. Ora, grazie a Fabrizio Zanni che mi ha dato la possibilità di questo libro, che lui mi ha ereditato, e ha capito l'importanza di quel discorso che c'era dietro e che Giuseppe ha saputo molto bene esporre. Cominciamo così. Spegniamola. Sì. Allora, c'è uno stand-by. Che affronta proprio il problema di tutti
di lager che sono stati creati sulle maggiori isole dell'arcipelago toscano e sono lì disegnati. Il punto d'arrivo era Livorno, lì vedete il lazzaretto di San Jacopo, e poi ce n'era anche un altro, San Rocco, e poi venivano spostati un po' dovunque nelle isole. Vedremo dopo, c'è anche il vaporetto e c'è anche l'orario dei vaporetti. Ora andiamo avanti, vediamo un po' insieme. Dunque, prima del 1863, i responsabili di tutto quello che è successo qui in zona, anche qui in zona, sono questi due signori, il Giuseppe Govone, il generale Giuseppe Govone, e ora l'altro signore non me lo ricordo, in questo momento si legge poco, scusate, Chiabrera, mi sembra che è Chiabrera. Allora, questi due signori si sono presentati dalle nostre parti con reparti dell'esercito, invadendo tutta la Valcomino, tutta, allagandola con l'esercito, e poi sono responsabili quello che è successo fino al 1862 anche qui da voi, perché Govone è il comandante dell'esercito, comandante generale per tutta l'Italia centrale. Quindi l'eccidio è stato comandato da questo signore qui. Su questo non possiamo, non si può scappare, questi sono i loro gradi, altri gradi militari, non stiamo scherzando. Questo signore poi lo spostarono in Sicilia perché aveva la protezione di un funzionario, un prefetto Timonale, che era suo corregionale e della zona dove poi se ne dovette andare. Lui è un torturatore, ha tolto l'acqua ad alcuni dei paesi della Sicilia. Abbiamo il caso del sordomuto Cappello, veniva torturato con i bottoni ardenti, quelli militari. Bene, andiamo avanti, che questa è un'altra storia. L'esercito è arrivato qui, e questo è un documento d'archivio del Ministero della Guerra, firmato in fondo dalla Marmora, questo rapporto qui, non è uno scherzo. Cominciamo a parlare di documenti, perché la storia ce l'hanno raccontata tutta infiocchettata, ma non è così. Allora, qui si parla di vendetta nell'animo della truppa, ma vendetta contro chi? Contro delle persone che difendevano la propria terra, la propria famiglia, il proprio status sociale. Vendetta, un esercito armato contro le popolazioni civili, vendetta. Questo invece è Achille Alviani. Achille Alviani è stato fucilato qui a Revisondoli, un ragazzino di 15 anni, di sola. 15 anni, brigante, fucilato. È la terza linea, in mezzo al centro, sulla destra, fucilato. Siamo alla fine di giugno del 1862. Non fu solo, Io questo documento ho trovato e questo vi mostro. Questo invece, tra le tante stragi, ho trovato un bel articolo su un libro di un giornalista americano, che è del libro del 1862, dopo Giuseppe ti farò avere un estratto, dove questo signore ha elencato tutti i paesi dove ci furono eccidi e stragi. Però questo non c'è. Questo è Centinare Montesarchio. Se avete avuto modo di leggere, sui monti in ogni direzione vi erano montati, ed è questa una trascrizione di quello che vedete a sinistra, montati nella pianura di Centinaio e Montesacro. 31 briganti furono uccisi dalla seconda compagnia del 18° Bersaglieri sul piano Gregorio. Nel piano Gregorio, Bersaglieri, noi festeggiamo, facciamo la festa ogni anno per i Bersaglieri, o mi sbaglio? Briganti con uccisione, ma poi, come potete vedere, molti feriti da bayonetta, cioè bayonettavano, non sparavano nemmeno. Quindi quando t'hanno ferito, pensa, sa quanto muori, cioè,
quanto ci metti per morire, però se non muori anche, insomma. E non fu possibile stabilire il numero degli uccisi, poi li buttavano giù per cherubi e valloni. È una festa questa qui, è una festa questa, eh? Non è un omicidio anche questa, eh? Non è una strage. Vabbè, poi ci entrano anche gli 8 fucilati della Guardia Nazionale, che la Guardia Nazionale è una di quelle cose più orribili che siano state congegnate, fratelli contro fratelli, quelli del paese accanto che aderivano, facevano, reclutavano. Vabbè, in un certo periodo è stata anche obbligatoria partecipare alla Guardia Nazionale. Venivano e ti accappavano e dovevi andarci per forza, ti ricordavano per forza. Erano anche pagati, però era uno contro gli altri. Fratelli contro fratelli, paesani contro paesani. Legge Pica, tutti, vi dico tutti, anche gli specialisti migliori, più approfonditi, hanno dimenticato l'articolo 5. L'articolo 5 è proprio quello che dà al governo, quindi questa è un'azione politica, la dà al governo, non la dà alla giustizia, perché il giudice, tu c'hai davanti al giudice anche il diritto di difenderti. Qui no, qui non c'era il diritto di difendersi. L'autorità politica decideva che tu, la tua famiglia, i tuoi parenti, i tuoi amici, o quelli che gli altri, 30 giorni di reclusione, c'era, non c'è una carcerazione preventiva, e poi inviati al domicilio coatto. La commissione consultiva provinciale decideva e proponeva veramente, poi il ministro firmava. Però scusate un attimo, con l'unità d'Italia, con l'unificazione legislativa, noi siamo andati sotto lo statuto Albertino, o mi sbaglio? I diritti fondamentali dovevano essere garantiti dallo statuto Albertino. Ma lo statuto Albertino, all'articolo 71-72, se non sbaglio, vieta quelle commissioni consultive provinciali, le vieta, è scritto, è vietato fare commissioni che poi possano mandare persone a un domicilio fuori da una abitazione. Quindi è vietato le commissioni, e quindi hanno fatto, poi ne vedremo una di gli articoli, come potete vedere, si appellano a un articolo del codice penale del 59, che poi era trasmutato da un codice penale sardo, quello del 59, un adattamento. Dunque, questo è un problema serio. Noi, quando torniamo a casa, riflettiamo, dobbiamo riflettere. Questo viene dal Ministero, questo documento è dal Ministero dell'Interno, ne vedremo anche qualcun altro. Il Ministero dell'Interno ha dedicato la divisione 1, sezione 1, al domicilio coatto. Circa 160.000 persone sono state inviate nei lager. Ma come mai non c'è uno storico 1 che conosca la divisione 1, sezione 1? Come è possibile? Prima si è parlato di Benedetto Croce. Benedetto Croce è stato presidente di un prestigiosissimo istituto storico napoletano. Non ne sapeva niente, ma incredibile, incredibile. Ma non solo lui, Abbiamo eminenti professori, anche piacevoli quando parlano dell'antica Grecia, sono della democrazia ateniese, grandiosi. Però poi quando vanno al risorgimento si sgonfiano, cioè è come le ruote, avere una macchina non fanno le ruote sgonfie, c'è qualcosa che non torna. Dobbiamo chiederci perché e soprattutto alla fine avere questo sentimento di umana pietà nei confronti delle persone, che non ci sono più, nessuno può, come dicevo all'inizio, nessuno può morire due volte. E questi vanno fatti morire due volte, erano seppelliti anche dalla storia, oltre che averli sradicati, portati in un altro posto con tutte le difficoltà, relegati, senza cibo, buttati nelle miniere a lavorare, nelle saline, nei campi di privati che andavano, reclutavano, questi si riportavano e poi li riportavano alla sera. Cioè, ma come possiamo pensare che il processo di unificazione sia avvenuto? Come possiamo pensare se il 70% dei
gli insegnanti scolastici, senza parlare poi dei dirigenti e dei leader, vengono dal sud. Come la scuola formativa per insegnare nelle altre scuole d'Italia, soprattutto a noi, ma perché a noi uno stipendio che danno all'insegnante non lo vuole nessuno, ci comprano, non ci pagano manco le rate della macchina. E quindi dobbiamo riflettere su questo, perché siamo chiamati a questo, da queste persone, questo dice la cappella delle anime sante, ecco, le anime di queste persone ci stanno chiamando, ci stanno, io non sono un visionario, sono una persona molto pratica, come vedete, ci stanno chiamando e ci stanno dicendo: guardate, svegliatevi, c'è qualcosa che non torna, prendete le vostre coscienze e camminate. Ma com'è possibile? Divisione 1, sezione 1, se ne sono scordati, è pieno di questi documenti, è pieno, perché sono tutte disposizioni ministeriali quelle che abbiamo trovato. Cercherò di andare più veloce per darvi un'idea: i puntini rossi sono l'Italia, c'è ancora le tremiti, quindi la traccia la scrive Giuseppe, è ancora le tremiti, con la speranza di trovare. Se ci fosse ad ancora i registri, può darsi che si trova qualcosa del porto, i registri del porto. Va cercata ogni pista, ogni possibilità. Questa è la circata per Toscana interessata, come vedete da Ribera a Livorno, poi venivano dislocati alla Gorgona, alla Capraia, Verba e anche l'entroterra. Però questi posti qui abbiamo trovato anche Pistoia, io non l'ho messo perché non ho riscontro. Noi abbiamo, con mia moglie, abbiamo deciso di mettere solo esclusivamente i posti di invio che abbiamo trovato negli stessi faldoni, negli stessi documenti. Questi sono i delegati del governo, quindi una vera e propria struttura. Una vera e propria struttura con il loro stipendio, tra l'altro, come potete vedere, luoghi di destinazione, poi ci sono degli avvicendamenti, insomma, non sempre, non è stata costante, a qualcuno si è avvicendato qualcun altro, nelle nonne. Loro lo sanno però, questo signore qui, Riparvelli, lo ha scritto lui, questo è il girone, è il nome antico della Capraia, e sembra la Capraia, se non vorrei fare un errore, e lui lo sa molto bene che qui arrivavano delle persone, addirittura 400, come vedete in basso, che prima chiama, del domicilio coatto, prima li chiama banditi, e come vedete il secondo trattino rosso, sopra c'è scritto domicilio coatto, sotto banditi, poi diventano dei poveracci, poveretti, e poi diventano camorristi. Cioè è confuso questo di Parvelli, però lo sa, arriva una nave e ne butta 400 sull'isola, e gli abitanti dell'isola sono tutti quanti arrabbiati e scontenti, hanno paura anche di questa gentaccia che è stata messa lì, che difendeva la propria terra e che è stata buttata allo stato bravo sull'isola, abbandonata sull'isola. Lo sanno, hanno, lo sanno, io ho fatto 43 anni lì, ci ho vissuto, ho anche ripagato il debito che ho avuto con la formazione, l'ho ripagato. Eccola alla fine dell'Ottocento, questa era la barca che veniva utilizzata per il trasbordo, questa è l'erba, il postale erba, per il trasbordo di tutto, del cibo ma anche delle persone che venivano portate sulle varie isole. Questi sono, questo è l'orario, andata e ritorno, vedete? La partenza, la Livorno, Gorgona, Carpate, Portoferraio, Pianosa, Gini, Santo Stefano e ritorno. Questa nave trasportava tutti i domiciliati coatti, i deportati, nei vari laghi a sull'isola. Questo è il documento dei documenti, firmato da Silvio Spaventa in basso. Ho fatto il quadretto per non poter riportare tre pagine, però è una questione visiva, se non tre pagine non si leggono. Silvio Spaventa, lui firma e dice che il numero
centro in alto a destra, il numero degli omicidati coatti nel riquadro da inviare a Cagliari è imponente. Che vuol dire imponente? 1.000, 10.000, 20.000, non si sa, è imponente. Ma ne mandarono così tanto che dovettero anche fermarsi a mandare, ma non potevano più, non sapevano dove mettere. Andiamo avanti. C'è sempre questo problema della divisione 1, sezione 1 a sinistra, eh? Possibile che non si sapeva che il Ministero degli Interni avesse una divisione sezione 1 dedicata ai domiciliati coatti, al domicilio coatti, all'invio delle persone, dei civili, dei nostri fratelli, dei nostri. Mio nonno è nato, mio bisnonno è nato nel 1877. Il Risorgimento o l'Unità in Italia non è così lontano come ce la fanno sembrare. Il mio bisnonno, 1877, Luigi Conte. Quindi dobbiamo stare attenti perché le nostre radici, manca qualcosa nelle nostre radici, dobbiamo vederle, dobbiamo saperle guardare, altrimenti non capiamo quello che ci accade. Questo invece è il documento di proposta della prefettura, come vedete, di Napoli, scusate. Per l'invio, questa è la proposta di invio, poi arrivava una trentina di giorni circa, abbiamo trovato, questo lo tenevano in galera intanto, poi arrivava il documento del ministro, firmato dal ministro, e poi non lo chiamano. È un'organizzazione sistematica, lo Stato post-militario si è organizzato per fare la deportazione dei civili, nostri civili. Come potete vedere, ci sono le firme di tutti e tutto rintracciato. C'è una curiosità, poi andiamo avanti perché altrimenti la cosa si fa lunga. Allora, qui c'è una curiosità. In questo momento, mentre siamo al 1864, se non sbaglio, ora non vedo bene, la 63, eccolo qua, alla fine del 63, in questo momento Antonio Labriola è assunto in questa prefettura come aggregato di segreteria o qualcosa del genere, e questo si trova in quelle lettere politiche che ha citato nel libro, nel testo che ha citato, che ci sono tutti gli scambi di lettere fra Silvio Settembrini, Spaventa, suo fratello, l'altro fratello, cioè, e questo si evince da lì, dove lui dice che le donne in casa Labriola hanno sollecitato pregandolo di dargli il posto, di trovargli un posto. Antonio Labriola era lì in quel momento, mentre almeno 500 persone venivano inviate a domicilio coatto, forse in Sardegna, non sappiamo dove, dalla prefettura di Napoli. Era lì Antonio Labriola, mi raccomando, questo è un nome che sembra che si conosciamo, quindi tutti i dettagli, e sono qui, compresa la destinazione, vedete? Bene, andiamo avanti. Questa invece è la statua di Teresa, la signora che ha due figli, a sé con due figli, passa a sinistra, vedete, a fianco al timbro, vedete? E Gifone Valeriana, questo è un foglio di via obbligatorio, è obbligatorio perché doveva andare per forza per prefettura. E ogni prefettura dicevano devi andare di qua, devi andare di là, perché allora non c'era, le ferrovie non erano tutte uniformate come le vediamo oggi, le linee ferroviarie. Quindi c'erano diversi mezzi di trasporto, c'era la nave, il traghetto. Due timbri erano per partenza e due timbri sotto? No, signora, quelli sono, non sono le partenze, quelle sono l'istituzione dei lager, perché dei lager, perché sono due posti di delegazione, sono due lager, quindi c'era un delegato del governo, i documenti li ha già integrati, ma ogni posto ha un suo timbro, ogni lager ha un suo timbro, e c'è scritto. Quindi un foglio di via ho trovato a Catania un foglio grande
che sì, a caselle, prefettura per prefettura staccavano un pezzo e lo lasciavano come alla prefettura che li finanziava. Percorso a tappe. Percorso a tappe, sì. Ma quello che deve far riflettere questi due timbri, lei ha fatto bene a fare questa grande osservazione, complimenti, quello che deve far riflettere è che lo Stato è organizzato, e quelli sono timbri che non si scherza, è organizzato per questo. Quindi la deportazione di civili, uomini, donne, bambini, trattanti, è stata organizzata dallo Stato. Quale Stato? Diciamo quello che ci precede. Ma quello attuale si rifà molto spesso, anche nelle parole del nostro presidente Mattarella, al Risorgimento, ai valori del Risorgimento, i valori del Risorgimento. Ma il Risorgimento stava dentro. La stabile Teresa, che deve dare da mangiare ai due bambini, e li deve riportare a casa forse, se la ritrova la via di casa. Ci arriva. Migliaia di persone. E poi cosa ti trovo a casa? Paesi devastati, distrutti, incendiati. Questo è l'elenco che abbiamo trovato al giro delle donne. C'è una curiosità, poi ce n'è più di una di curiosità. Quello marcato in rosso è Napolitano Teresa. Napolitano. È strano questa cosa del cognome, eh? Poi è uno strano, mi è sembrato particolare. Sono in tanti, la seconda, dopo il nome, la seconda colonna sono le età, 47, 42, 19, 19, 24, 18, 21, 29, sono tutte donne giovani, mi sembra, la maggior parte. Al numero 20, Masiello, questa secondo me dovrebbe essere una parente molto stretta del brigante Masiello. Ce n'è anche un altro di cognome che ora non mi ricordo dall'altra parte, ma è lo stesso cognome di un altro brigante. Noi l'abbiamo chiamati briganti, anzi loro l'hanno chiamati briganti, ma questi erano dei partigiani, difendevano i loro valori, quello che erano. E da dove viene il briganti? Da dove viene la parola briganti? No, non propriamente. Viene dall'Inghilterra. Sì. Viene dal centro dell'Inghilterra, Claudio, viene dal centro dell'Inghilterra. Briganti, prima dell'anno 1000, brigantes vengono chiamati, sono quelle popolazioni che sono lì e hanno una tecnica di lotta che era questa dei briganti nostri, cioè piccoli gruppi che combattevano e poi si disperdevano, si riunivano, magari attaccavano insieme e poi si disperdevano. Da Brigades, da Inghilterra, è da lì che viene. Poi viene utilizzato, che significa la parola Brigades? Brigades, cerchio, significa abitanti delle colline o delle orture, diciamo, questo significa. Esattamente quello che è la zona del centro dell'Inghilterra, colline oppure fortezza del Giglio, e poi una parte a un certo punto l'abbiamo trovata nei rapporti, perché il sindaco, c'è tutta una diatriba tra il delegato del governo e il sindaco, abbiamo trovato che queste donne le avevano messe alla prostituzione, il sindaco le curava, le teneva quattro in casa, le curava perché erano malate di sifilide. Lo dichiara e viene accusato lui di fare il protettore di queste donne, invece no, era un infame, lui le curava, stava curando. Allora, Rio, siamo nell'isola d'Elba, il documento che vedete a destra è firmato dal sottoprefetto, perché Rio era il sottoprefettore in quel momento, dice quasi tutti i confinati a Rio sono stati impiegati nei lavori di quelle pochi poi a dei lavori di campagna, quindi come vi ho detto prima, miniere, saline e poi lavori di campagna.
anche a Rio c'era la salina, l'ho trovata in quel raro documento, ed era vicino al forte inglese dove erano relegati i domiciliati polacchi, il lager loro, era vero, però era vera, forte inglese, andate a vedere l'isola d'Elba, l'hanno anche ristrutturato di recente, quindi è tutto probabile. Ecco qua, quel delegato mi informa, anzi, quindi tutto, tutti sapevano tutto, quel delegato mi informa, anzi, che l'ispettore delle miniere suddette non ha abbandonato il pensiero di collocare pure al lavoro quei pochi che sono rimasti numerosi, tutti in miniera. E perché? Ecco, scusate, vediamo dopo. Sempre da documenti ufficiali, i 160 individui più principalmente delle miniere sono impiegati e si troverà il maggior numero di domiciliati. Però dal catalogo descrittivo, quello che stiamo a vedere, Regno Italia, dove parla di miniere, come possiamo vedere, nella riga in basso dice le miniere dell'Elba appartengono allo Stato. Quindi, se tu metti delle persone che deporti a lavorare in miniera, le metti a lavorare per te. Cioè, lo Stato ha messo delle persone a lavorare in miniera. Per se deportate, non volontariamente, deportate. Ecco, anche la terraferma, questo è uno degli ultimi pozzi chiusi in Toscana, almeno che so, all'attività, non quella museale, ma all'attività di estrazione, a metà del secolo scorso, è il Pozzo Camorra, perché molti di questi deportati gli veniva imputata il termine camorrista. E qui addirittura, fatto molto prima, Pozzo Camorra, poi hanno fatto in fretta. Oh, quel documento l'avevamo visto prima, ma a far cosa senza denne? Perché gli affari sono affari, mica si scherza. Qui sono due pozzi importantissimi. Per l'estrazione siamo nell'Inglesiente, la società è la Montepoli che nel 1865 a Genova, ma nel 1865 se la portano a Torino, perché è bene i conti farli per bene, in casa controllati per bene. Allora, uno è il Pozzo Vittorio Emanuele e un altro è il Pozzo Sella. Il Pozzo Sella metterebbe da sé tutto il ragionamento su Quintino Sella, metterebbe da sé una conversazione di mezza giornata, perché Quintino Sella è stato il primo ministro delle finanze che ci ha accompagnato quasi per un decennio, per molti anni ha avuto molti incarichi ed è lui il responsabile del Common Tax, che oggi chiamiamo l'IVA, possiamo chiamare l'IVA impropriamente perché poi le cose cambiano, si evolvono, però diciamo sì all'IVA. E lui andava in Inghilterra a studiare, cioè a prendere ordini su come applicare l'IVA. Bene. E ci hanno guadagnato questi signori, Questi signori eminenti, uno era il re d'Italia e un altro invece era il ministro delle finanze, uno che di Guardini se ne intende, e ci hanno guadagnato tanto. Questo era il Pozzo Vittorio Emanuele, guardate, ho trovato i disegni, ho trovato le sezioni, cioè insomma un sacco di roba. Questi purtroppo non riesco a leggerli, mi stanco anch'io dopo un certo punto, però sono dispacci telegrafici dove firmati da Spaventa, vedete, questo famoso Silvio Nostro, ecco, che parla, quindi a un certo punto dice basta, non possiamo più mandarli a casa, li vengo anche a casa, sospendete. Sospenda fino a nuovo ordine l'invio di coatti a carico, non ne possono più, non c'hanno più dove metterli. Insomma, invece dall'altra parte le donne preferivano stare in carico. Se guardiamo poi al valore di mire, si parla da 3 milioni, si parte dal 63 a 3 milioni 515. Si arriva al 69 a 13.464, quindi un incremento forte, fortissimo.
Questa manodopera che l'abbiamo fornita noi, i nostri antenati sono andati a finire nelle miniere, a scavare per la Francia e l'Inghilterra. E ovviamente Vittorio Emanuele con la Montepone, che gli accordi con gli inglesi faceva lui, l'8 maggio 1862, nella esposizione universale di Londra, abbiamo tutti questi gran signori che hanno cominciato per conto, c'è una delegazione italiana, misero a capo il ministro plenipotenziario Sir James Hudson. E curioso, c'era il fratello di Cavour, Gustavo Cavour, uno nell'ombra, non andavano molto d'accordo, può capitare tra fratelli, però c'era anche lui come delegato contro l'Italia. L'Italia Unita. Questo invece è un documento importantissimo perché è firmato da Vittorio Emanuele, vedete qua sotto, e dice che per conto per nostro conto, di aumentare, in pratica, aumentare il numero di anni al domicilio coatto. Noi avevamo bisogno di gente che li scavava nelle miniere, l'abbiamo, diciamo le cose come stanno. E Silvio Spaventa, negli atti parlamentari, propose i 5 anni e infatti fu applicata la legge, fu rinnovata questa legge, che era veniva dall'emanazione della legge fisica, della vecchia legge fisica, e il domicilio coatto diventa di 5 anni. Questo è un documento molto importante. Non c'è la Norimberga. Se ci fosse stata la Norimberga, questo documento è l'accusa fondamentale, principale, firma loro, che hanno dato loro disposizione ai loro ministri. Per conto nostro, c'è scritto. Questi sono i responsabili della prima parte del problema, che poi dopo il coatto è arrivato fino al fascismo. Questi sono i primi 10 anni, dal 63 al 70, quindi sono 7 anni, non 10 anni. E ci sono tutti, sia come ministri, sia come governi, sia come i segretari generali, li vanno accompagnati tutti i 7 anni. Non mancano i meridionali, Cavaveta e Di Capua, Rodolfo Dalfitto e Ariano Irpina. Vedo che Vigliati Paolo, onorato, è di Monferrato, Pomaro Monferrato. Spaventa era abruzzese, di Bomba, molto lontano, del Chietino. Ecco qua, quindi qui lui firma, manda i domiciliati coatti a Cagliari e qui dice: ho trovato una grande fortuna, ho avuto un'illuminazione divina, come si dice, nella Biblioteca Nazionale di Firenze ho trovato questo manoscritto, ho trovato questa lettera dove lui scrive al suo ministro e gli dice che ne hanno deportati 12.000 in 10 mesi circa. 12.000, quello cercato in rosso, è la scritta di un 12.000. In solo 10 mesi. È più di così, io non so. Non ci sono parole di fronte a questi documenti. Qual è il criterio per la scelta? Poteva essere di tutto, anche l'accusa di un vicino di casa. Molti dei documenti che abbiamo trovato, che hanno la loro cartella, dentro abbiamo trovato la scritta fede di perquisizione nulla, cioè il rapporto fatto dall'autorità locale, che poteva essere il carabinieri in quel momento, non riportava niente, fede di perquisizione nulla, cioè non c'era niente da sapere, doveva essere un'accusa a voce, non si firmava, la gente non aveva di scolarizzazione, per cui bastava la voce, c'era quello che l'altro, poi c'era una cosa che non abbiamo notato, che è scritto troppo piccolo, c'erano le liste di proscrizione, lo scrive Spaventa in quel documento che abbiamo visto poco fa, hanno una lista di proscrizione di oltre 12.000 persone, non quelle 12.000, quelli sono quelli deportati. Ma questo è scritto nell'articolo 5 della legge Piglia, dov'è nulla facendo, no? E persone non gradite. Purtroppo si politico. Era molto generica la cosa. Allora, per andare più veloce, perché volete, se no, abbiamo tardato molto. Questo è il rapporto di parentela di Benedetto Croce con Silvio Spaventa.
tra l'altro è un genealogico e si fissa ed è che era zio di Tudor rispo di Rusia, era zio la parentela di Lucina, era Silvio e padre Pasquale erano cugini. Ora andiamo avanti un po' più veloce così. Ah, ecco, Silvio Spaventa va a votare per il plebiscito a Napoli con Marianna San Giovannara. E voi mi direte, ma le donne non la potevano votare. E invece no, il presidente di Seggio fa un'eccezione. Dice, venite, la capolista della Vigna Secca va a votare la Barcetto con Silvio Spaventa. Sì, ma certo, ma in mezzo a busto di Garibaldi. Era la sorella di Torre Crescenzo e gestiva un casino e la sera prima di andare a Napoli Garibaldi fu ospite suo e lei è stata la prima pensionata del Regno d'Italia, prendeva 12 ducati al mese. Non solo lei, anche altre donne. E Torre Crescenzo è stato per un periodo contemporaneamente capo della Camorra e capo della polizia. La polizia, sì. Vabbè, no. Ecco, dobbiamo interrogarci. Io qui non voglio fare commenti di nessun genere, di nessuna natura, ma Silvio Spaventa, che oltre ad essere l'ideatore del piano della deportazione, è l'attuatore, insieme al ministro Peruzzi, è stato anche a capo della nazionalizzazione delle ferrovie. Una cosa, cioè quello che è stato combinato lì dentro, non abbiamo idea. Il comparto ferroviario del Solo Piemonte è stato pagato dallo Stato 8 volte e mezzo in più il valore dichiarato, effettivo dichiarato. 8 volte, solo quello. Abbiamo finito di pagare l'ultima rata nel 1968. E mi piace parlare questa roba, io non mi posso inventare niente, non sarei capace, non ho questa perversa, non ce l'ho. Dobbiamo interrogarci perché primo presidente della quarta sezione del Consiglio di Stato, si finisce la sua carriera,